Buonasera, benvenuti a questa terza lezione di 3D Academy, dedicata alla modellazione 3D. Oggi in particolare vedremo come iniziare un disegno, un modello su Tinkercad per poi inviarlo a un software più performante, più professionale che è Fusion 360. Ok, magari all'inizio vi faccio un rapidissimo riepilogo di tutto quello che abbiamo visto nelle due lezioni precedenti, così da avere tutto ben chiaro prima di cambiare software. Ok, chiudo la webcam e iniziamo subito. Benissimo, iniziamo con il nostro piano di lavoro vuoto. Oggi farò giusto per farvi un esempio, un modello molto molto semplice, faremo un cono del traffico. Allora, per il nostro cono iniziamo prendendo un cubo e vi faccio vedere una funzione che non mi ricordo, anzi probabilmente non vi ho fatto vedere nelle scorse puntate. Quindi, prima di tutto lo mettiamo a dimensione, facciamolo almeno 50-50 in modo che sia bello grande. Dopodiché lo abbassiamo, quindi possiamo fare 5. A questo punto c'è una funzione all'interno dei solidi, di alcuni solidi naturalmente, delle forme di base, che è la funzione raggio. Se aumento, in questo momento è 0, se aumento il raggio. Raggio in pratica è il raggio di curvatura sugli angoli. Vedete? Cerco di zoomarvelo un attimo. Eccolo qua. Quindi a 0 ho l'angolo a 90 gradi. Via via che aumento, la mia superficie comincia a curvare, a stondare. Naturalmente devo rimanere in valori bassi, diciamo indicativamente tra 1 e 3, ma già 3 è un valore abbastanza limite perché via via che io insomma, aumento questo valore, come vedete, praticamente il mio oggetto tende a diventare circolare, quindi per stondare l'angolo, sì, poi per carità può servire stondarlo molto, però solitamente tra 1 e 3, diciamo che gli diamo un valore intermedio di 2, eccolo qua, e ottengo una buona curvatura. Benissimo, subito al di sopra vado a prendere cercavo in realtà un tronco di cono già fatto. Il tronco di cono già fatto non c'è, quindi mi accontento del mio cono. Abbiamo fatto 50 la base del cubo, quindi facciamo 40, 40 e l'altezza la alziamo più o meno così. Bene, andiamo come sempre a centrare i nostri oggetti 1 e 2. Bene, più o meno ce l'ha l'aria del cono. Sparti traffico, uniamo il tutto. A questo punto vado a importarmi un cubo vuoto che mi servirà per lo allineo, vedete, ok, all'alto, mi servirà per andare a rimuovere la parte superiore del mio cono. Ora così è anche troppo, quindi la sposto leggermente più su, mi interessa molto meno. Eccolo qua. E vado a unire. Bene, cosa mi manca da fare? Una cosa che forse potevo fare in precedenza, ma la faccio ora. Importo un nuovo cono. Lo ridimensiono leggermente più basso, quindi era 40-40, facciamolo 35-35. Lo alziamo un po' di più, eccolo qua, lo creiamo vuoto e dopodiché andiamo a scavare all'interno il mio cono. Ecco, ero stato un po' troppo ottimista. Ok, andiamo a vedere che tutto torni, dovremmo esserci, quindi seleziono e raggruppo. Eccolo qua, ho creato la mia cavità interna, quindi questo capisco che non sia bellissimo come modello, ma mi serve giusto come punto di inizio per farvi vedere il passaggio da un modello all'altro, da un, scusatemi, da un software all'altro.
Ok, allora, una volta fatto questo, andiamo a vedere due comandi che fino ad ora abbiamo un po' tralasciato, che sono il comando esporta e il comando soprattutto invia A. Vediamo velocemente il comando esporta. Il comando esporta ci serve per scaricare i modelli da Tinkercad, quindi se io seleziono il mio oggetto e vado a cliccare su esporta, già se ci passo sopra il mouse, vedete, mi dice download e stampa 3D. Quindi una volta che si apre, io posso scegliere se esportare tutti gli elementi del progetto. In questo caso a me cambia poco, cioè c'è solo la mia forma, oppure cliccare sulla forma selezionata e scegliere come esportarli, quindi esportarli o per la stampa 3D, diciamo che i formati che possono interessare a noi sono principalmente i primi due, OBJ e STL. La differenza tra i due è semplicemente una differenza di compressione del dato, quindi l'object, l'OBJ è un pochino più pesante rispetto all'STL per l'uso didattico, per l'uso scolastico della stampa 3D. Quello che consiglio io è scaricare sempre l'STL, perché è un file più leggero, più facile da gestire e naturalmente anche se deve essere inviato, se deve essere scambiato, è più comodo. Quest'altro formato qua non lo scaricate mai, perché sinceramente è un formato che si fa un po' più fatica ad applicare. Quindi, per quanto riguarda il box della stampa 3D, diciamo che la priorità di scelta sono l'80% l'STL, il 20% l'OBJ. Se a scuola, magari nell'ambito degli atelier creativi, avete avuto modo di allestire un atelier, appunto, e avete anche il taglio laser, potete esportare anche file per questo, quindi SVG. I file per il taglio laser ve li dovrebbe già esportare sezionati. Magari se vi interessa la cosa, scrivetecelo e più avanti possiamo fare qualche webinar specifico dedicato al taglio laser. Ok, quindi cosa succede? Niente, se io vado a cliccare su STL mi scarica il mio file. Ah, mi accorgo ora di una cosa, faccio un passo indietro. Tutte le volte vi sarete accorti che tutte le volte che apriamo un nuovo foglio di modellazione, un nuovo piano di lavoro, il software in automatico lo nomina in maniera abbastanza strana. È una cosa molto intuitiva, però in realtà non ve l'ho mai fatta vedere. Se io clicco in questo riquadro, posso andare a nominarlo come voglio. Quindi, diciamo, posso chiamarlo cono traffico. Ok, cliccando invio, cambio nome. Questo è utile quando lo andate a esportare, perché naturalmente se io scarico il mio STL, lui me lo scaricherà e me lo chiamerà esattamente come voglio io. Quindi andiamo a vedere un attimo in download, eccolo qua, cono traffico. Se ci cliccate sopra, ora io ho varie applicazioni, tutti i Windows 10, tutte le ultime versioni hanno il visualizzatore 3D, quindi se ci cliccate sopra, eccolo qua, ve lo fanno vedere. Ecco il mio cono, scusate, ecco il mio cono scaricato. Bene, quindi questo era solo per farvi vedere questa funzione. Volendo integrato, ci sono anche alcuni sistemi di stampa 3D a cui vi permette direttamente di inviare il pezzo per la stampa, ma diciamo è una cosa che non ci interessa più di tanto. Quindi la finestra che utilizzerete voi è quella della scarica. Benissimo, l'altro tasto che ci interessa oggi è questo, invia A. Quindi cliccando sopra c'è la possibilità di inviare il file anche qui o tramite email direttamente a chi vogliamo, ai contatti che ci interessano, ma a me in particolare oggi. Taglia. A me in particolare oggi mi interessa farvi vedere la possibilità di far dialogare due programmi diversi in modo da condividere lo stesso oggetto. Quindi andiamo a cliccare su Autodesk Fusion 360
Stinkercad vi fa rivedere l'anteprima e anche qui vi fa scegliere se condividere solo l'oggetto selezionato oppure tutto il piano di lavoro. Queste controllate sempre quello che condividete, nulla di grave se condividete oggetti in più, naturalmente possono sempre essere cancellati, però tutto questo vi appesantisce il percorso e vi fa allungare un po' i tempi. Quindi, se vi interessa portare da un software all'altro un unico disegno, basta avere un minimo di accortezza di selezionarlo e andare a esportare solamente lui. Quindi, una volta che ho controllato e l'oggetto che voglio esportare è realmente questo, vado a dirgli Open in Fusion 360. Ci metterà in base al computer un pochino di più, un pochino di meno, però l'oggetto verrà trasferito. Eccoci. Il mio oggetto è stato aperto in un nuovo ambiente di modellazione. È un ambiente di modellazione già all'impatto abbastanza diverso da quello che vi ho fatto vedere finora. Però vi assicuro, non troppo complicato, anzi, ci si abitua velocemente alle funzioni. Allora, vi faccio una brevissima descrizione del software e del perché vi ho fatto vedere anche questo software. Diciamo che Tinkercad è un ottimo programma per iniziare, quindi per chi non si è mai avvicinato al mondo della modellazione 3D, permette con veramente pochi trucchi, quelli che vi ho fatto vedere velocemente nelle due lezioni precedenti, di arrivare a modellare anche oggetti molto molto complessi. Naturalmente, come avete potuto vedere, molto spesso le mie operazioni erano approssimative o comunque non proprio precise al millimetro o al decimo di millimetro. Non che questo serva sempre, anzi, molto spesso le approssimazioni vanno più che bene quando si modella nell'ambito della didattica. Chiaramente nessuno, o non lo so, magari qualcuno di voi sì, però diciamo che non c'è bisogno della precisione che richiede il progettista meccanico. Bene, per cui da questo punto di vista Tinkercad andava più che bene. Per alcune applicazioni un pochino più precise, un pochino più performanti, o anche semplicemente per vedere cosa c'è come secondo passo per la modellazione 3D, io vi consiglio questo software. Allora, questo software ha un paio di punti di vantaggio. Diciamo, il primo è sempre all'interno dell'ecosistema Autodesk, per cui con la stessa registrazione che avete già fatto per Tinkercad potete usufruire anche di questo software. Questo è un software che prevede delle licenze in base all'uso che ne viene fatto. Nell'ambito scuola, però, quindi nell'ambito educazione, potete richiedere la licenza gratuita per 3 anni. Quindi vi basterà indicare la scuola, quindi il grado scolastico. Non mi ricordo benissimo se vi chiede anche la scuola in cui insegnate, ma insomma quello cambia poco, e vi viene attivata gratuitamente una licenza per 3 anni. Diciamo che 3 anni è un buon tempo per testare un software. Naturalmente, per questi 3 anni il software avrà a disposizione tutti gli aggiornamenti del caso. E voi avrete un programma con le piene funzionalità, quindi non è una demo con molte funzioni che non si possono utilizzare se non dietro pagamento. Voi per tutto questo tempo avete il software completamente a vostra disposizione. Passati 3 anni, uno può decidere di acquistare la licenza, oppure magari nel giro di un anno, 2 anni, 3 anni, è veramente tanto tempo. Magari Autodesk rilascerà una licenza education, questo non lo so, lo sto ipotizzando. È quello che piacerebbe anche a me. Rilascerà una licenza educational illimitata e quindi siamo tutti più contenti. Ok, andiamo a vedere questo ambiente di lavoro. Come vedete qui la separazione è un po' diversa. Il piano di lavoro è quello che voi vedete in azzurro, quindi non ci sono delle aree ben delimitate all'interno del quale lavorare, e questo è uno dei motivi per cui fin dalla prima lezione vi dicevo disegnate sempre a dimensione reale il vostro oggetto, perché Tinkercad vi dà degli ottimi punti di riferimento, però
Però solitamente i programmi di modellazione un po' più avanzati, questi punti di riferimento non ve li concedono. Quindi, se voi cominciate a disegnare senza avere ben in testa il progetto, senza sapere quanto è grande il vostro oggetto, rischiate di poi doverlo stiracchiare o doverlo ridimensionare notevolmente per adattarlo all'area di lavoro della vostra stampante. Quindi, se invece, ve lo ripeto una volta in più, prendete l'abitudine a lavorare in scala 1 a 1, diciamo che questi problemi magari non si cancellano perché magari state progettando un oggetto troppo grande per il singolo piatto di stampa, però almeno lo sapete dall'inizio. Prima cosa da imparare è come muoversi all'interno di un nuovo spazio di lavoro. I comandi base sono sempre i soliti tre: orbit, quindi far ruotare l'oggetto, pan, quindi spostarsi all'interno del piano di lavoro, e zoom. Io spero che tutti voi stiate lavorando con un mouse perché nella modellazione 3D è lo strumento essenziale. Quindi cominciamo da quello che solitamente è la funzione più semplice, che è lo zoom. Lo zoom viene fatto semplicemente con la rotella centrale del mouse. Quindi di solito in avanti, spostando la rotella verso avanti, ci allontaniamo, quindi è come fare zoom meno, mentre portandola indietro ci avviciniamo all'oggetto, quindi zoom più. Gli altri due comandi, se vedete, non sono immediati perché se io clicco il mio tasto sinistro del mouse, ora sto cliccando questo, fidatevi, ve lo dico io, sto cliccando il tasto sinistro e mi viene una finestra di selezione. Il tasto destro è sempre una finestra di selezione, ma come vedete una è scusatemi, un rettangolo di selezione, ecco, non mi veniva, e l'altro è una selezione lineare, quindi dove ora il mio è un oggetto naturalmente unico e quindi non mi seleziona parti diverse, però qui volendo posso andare a selezionare una parte dell'oggetto rispetto all'altra. Quindi per attivare queste due funzioni invece importantissime, le avete qui sotto. Guardate questa piccola barra dei comandi. Allora, quello che ci interessa sono soprattutto queste. L'orbit, il primo tasto, quindi cliccando sopra, vedete che il cursore del mio mouse è cambiato. Non ho più la freccettina, ma ho il simbolo di orbit. Quindi a questo punto, se io muovo il mio mouse con il tasto sinistro, eccomi qua, vado a ruotare il mio oggetto. Bene. Per uscire dall'orbit bisogna o riclicarci sopra, ok, o più semplicemente il tasto ESC. La seconda, il look at, vi avvicina, eccolo qua, vedete, vi mette la faccia selezionata in vista ortogonale. Quindi riproviamo, diciamo che ora naturalmente me li fa vedere tutti. Proviamo a prendere un'altra faccia. Eccola qua, ve la metto ortogonalmente. Terzo tasto, altro tasto che ci interessa molto, la manina, pan, quindi posso spostarmi all'interno del mio piano di lavoro. Bene, quindi solitamente la combinazione di questi due è quella che con Tinkercad si faceva in maniera un pochino più intuitiva, e qui bisogna andare a cercarla, a sceglierla. È un'azione che probabilmente per il tipo di costruzione che ha questo software utilizzerete meno. E ora andando avanti in questa, ma soprattutto nella prossima lezione, capirete bene perché. Quarto tasto è lo zoom, quindi c'è la possibilità comunque di fare lo zoom. Anche qui avete le freccette, quindi scorrendo verso l'alto mi allontano, scorrendo verso il basso mi avvicino. Tutte le volte che volete cambiare la funzione che state utilizzando, ricordatevi, con ESC uscite. Fit ve lo riporta alla visione normale, ok? Oppure qui avete il menu a tendina, potete scegliere di fare lo zoom solo sulla parte che volete. Vedete, vi apre una finestra di selezione e vi zooma su un particolare. Quindi questi, ora io voglio rispostarlo centrale,
voglio ruotarlo. Scusate. Eccolo. Bene, quindi primi tasti con cui prendere un minimo di dimestichezza, che sono quelli però importantissimi per muoversi all'interno dello spazio di lavoro. Bene, quindi quelli che vi interessano, se avete la rusolina del mouse che vi funziona come scorciatoia, sono solamente due poi. L'orbit, eccolo qua, le freccette che ruotano intorno all'oggetto, e il pan, la manina. Quindi una volta che avete individuato e preso per buono questi due, più la rusolina del mouse, avete già tutto quello che vi serve per muovervi. Naturalmente, come in Tinkercad, avete anche il cubo con le varie facce del vostro oggetto. Quindi è vero che vi potete muovere liberamente, però ricordatevi che qui su Tinkercad era in alto a sinistra, qui ce l'avete in alto a destra, ma è esattamente la stessa cosa e vi permette di ruotare l'oggetto a piacimento utilizzando le frecce. Okay, potete andare anche, come vedete, sugli spigoli addirittura. Quindi o nella visuale di partenza cliccando su Home. Bene. Ora qui naturalmente è tutto un pochino più complesso, c'è cioè un pochino di voci in più, però il fatto che vi dicevo all'inizio, l'importante è che siano all'interno del solito ecosistema è perché poi le funzioni di base sono le stesse. Naturalmente in Fusion ce n'è molte di più, però ritrovate tutte quelle che già avete imparato ad utilizzare in Tinkercad, per esempio la visione prospettica piuttosto che quella ortogonale, e anche qui ce l'avete, è esattamente la stessa cosa. Bisogna andare a cercarla su Fusion, è un pochino meno immediata, mentre su Tinkercad avevate i pulsanti qui sul lato sinistro del video. Qua però, se aprite questa sorta di menu a tendina, potete fare esattamente la stessa cosa, quindi prospettica, ortografica, qui addirittura prospettica con le facce ortogonali, va bene, diciamo ci basta quella prospettica a noi, o quella, eccola qua, ortografica. Altrimenti torniamo nella home. Bene, quindi il cubo anche per muoversi in realtà, vedete, vi dà un punto centrale all'interno del quale il mio oggetto viene ruotato. Bene, quindi altra possibilità per muoversi, per vedere il vostro oggetto, altrimenti torniamo sempre al tasto di home che è quello semplice. Sulla sinistra che cosa abbiamo? Sulla sinistra abbiamo tutto quello che concerne il nostro oggetto. Quindi, bodies sono è il corpo del nostro oggetto, quindi ora in questo momento ne ho uno solo perché ho importato un oggetto già fatto. Nel caso di oggetti multipli formati da più solidi che si uniscono, lì non avrò un'unica voce body, ma avrò body 1, body 2, body 3 e così via. Quindi anche qua, se vedete come in Tinkercad c'era la lampadina per accendere e spengere un oggetto, qui avete l'occhio. Quindi lo potete fare o sul singolo elemento, ora è indifferente perché ce n'è uno solo, ma se ce ne fossero 2, 3, 4, 5, io potrei farlo su solo quello che mi interessa, oppure su tutto. Origine, e ora vi dà l'origine dei vari assi, naturalmente questo è un oggetto che abbiamo importato, quindi questa la rivediamo meglio nella prossima lezione. Ok, cosa posso andare a fare su questo oggetto? Sostanzialmente qualsiasi cosa, perché se vedete tutte le volte che io vado a spostarmi con il mio cursore sopra l'oggetto, riesco a evidenziare delle zone diverse. Quindi, per esempio, andiamo a selezionare la parte, cioè a creare, scusatemi, un raccordo un pochino meno netto tra il cono e la base. Ok, qui io ho semplicemente appoggiato un cono sulla base e quindi questo angolo è molto marcato. Quindi andiamo a creare un cordolo, un qualcosa qui che vada a staccare un po'. Come faccio? Ora utilizzo abbastanza velocemente un paio di funzioni giusto per darvi un'idea, poi ve le farò vedere con più calma. Quindi
Oh, per esempio, possiamo utilizzare la funzione draft. Ok, no, scusatemi, possiamo utilizzare chamfer, eccolo qua, e vado a selezionare la base del mio cilindro. Quindi, anche qui, come vi dicevo prima, per la curvatura della base del cubo, il valore medio, diciamo, oscilla sempre tra 1 e 3, va bene? 1 magari è molto poco, il 2 è già una cosa fattibile. Ok, vedete, quindi io ho aggiunto veramente velocemente in un attimo un cordolo, un punto di raccordo tra il cono e la base. Anche per inserire delle nuove forme, in realtà abbiamo delle funzioni molto simili a quelle di Tinkercad. Se vado all'interno del menu Create, vedete qui in basso, trovo niente più che niente di meno che delle primitive, quindi le forme che abbiamo utilizzato finora. Facciamo finta di voler creare un torus. Naturalmente sono forme molto più limitate, ce ne sono meno rispetto a quelle di Tinkercad, perché questo non è diciamo il modo principale per modellare in Fusion 360. Ne utilizza uno diverso e vi farò vedere meglio la prossima volta. Comunque, andiamo a inserire un torus. Quindi, se io clicco su questa figura, la prima cosa che mi fa scegliere è su quale dei tre assi questo torus deve essere appoggiato. Ok, io diciamo che lo voglio andare a sovrapporre al mio cono, quindi lo vado a inserire sul solito piano di lavoro. Ok, lo faccio, lo sposto, lo creo leggermente più distante. Qui posso andare a scegliere la dimensione, vedete, andando a allargare o stringere, sia in maniera libera, quindi muovendo il mouse, sia andando a inserire un valore con il tastierino numerico. Quindi appena clicco invio, eccolo qua, compare la mia nuova forma. Vediamo se ora, ecco, me le fa vedere entrambi. Ok, per muoverle a questo punto come faccio? Non posso muovere le forme liberamente, come vi ho fatto vedere prima. Scusa, ho sbagliato. Ok, non posso muovere le forme liberamente. Per muoverle devo cliccare sopra e utilizzare la funzione Move Copy. Quindi, se clicco su un oggetto e gli dico Move Copy, vedete, compaiono queste frecce che mi permettono di muoverlo nello spazio, anche in alto naturalmente, oppure queste maniglie che lo fanno ruotare. Anche qui io ho la possibilità di farlo manualmente, oppure se lo voglio rimettere a zero preciso, eccolo qua, lo faccio con la tastiera. Quindi diciamo che voglio andare a sovrapporre le mie forme. Andiamo a centrarle un pochino meglio, ecco. Lo tiriamo un pochino più su. Quindi ho fatto un primo avvicinamento manuale. Se poi voglio essere più preciso, Fusion mi dà questa possibilità. Scusate, ho sbagliato tasto. Dove sei finito? Ok, scusatemi, mi è scappato un comando. Quindi torniamo a dirgli move copy. Ci avviciniamo più o meno, ok, lo alziamo magari anche un pochino. A questo punto, come vedete, non è perfettamente allineato, però io posso utilizzare, ok, una funzione che abbiamo già visto, e questa volta lo posso fare su ogni parte del mio oggetto. Per esempio, se io riseleziono il mio torus e con il tasto Shift vado a selezionare solamente il bordo esterno, preso uno a caso, del mio cono e clicco con il destro, vedete che compare il tasto Allinea e in automatico, eccolo qua, il mio toro è stato perfettamente allineato con il cilindro. A questo punto, se voglio andare a
muoverlo molto velocemente, lo abbasso fino a che non è in posizione. Ora volevo andare a più o meno farlo combaciare, diciamo che il mio toros forse è un pochino troppo grande, e proviamo a fare un'altra funzione. Allora, utilizzare press pull, eccolo qua. Ora questo naturalmente mi stiracchia un po' il mio oggetto in modo che vada a toccare o meno, diciamo che è un po' grosso ancora. Comunque era giusto per giocare un po'. Ok, avete visto? Quindi in questo modo diciamo che la costruzione mi torna a essere identica a quella che abbiamo visto fino ad ora con Tinkercad. Ora che abbiamo due oggetti sul piano di lavoro, vi posso far vedere quello che vi dicevo all'inizio. Cioè, se vedete qui sulla sinistra sono comparsi due sottomenu body, quindi body 1 e body 2, per cui io posso andare a scegliere quale voglio, quale vedere e quale no, ok? Oppure andare a cancellare tutto. Benissimo. Allora, vi direi che come prima panoramica molto veloce del programma, per oggi mi fermo qua. Magari questo webinar è stato un pochino più corto, sarà un po' più lungo nel prossimo, dove ci saranno da vedere molte funzioni anche utili, anche divertenti. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, vi faccio vedere i menu, vedete, ci sono veramente tantissime possibilità con questo. Quindi direi che in queste prossime 2 settimane che ci separano dal nuovo webinar, la cosa che potete fare è installare tutti Autodesk Fusion 360 e iniziare, diciamo, a condividere i vostri modelli creati con Tinkercad, in modo da vedere questa funzione e cominciare a prendere un pochino la mano con il nuovo ambiente di lavoro, soprattutto il muoversi, quindi l'orbit, il pan, questi comandi che vi ho fatto vedere oggi e che in realtà sono alla base di tutta la modellazione, perché essendo una modellazione leggermente più complessa rispetto a quella di Tinkercad, bisogna riuscire a muoversi molto bene nell'ambiente di lavoro. Quindi quello che veramente vi chiederei di fare è di fare un pochino di pratica nel capire velocemente dove si trovano i comandi. Qui avete visto sono un pochino più sparsi, bisogna un po' rincorrere i comandi. Quindi cominciate a prendere dimestichezza con questo e dalla prossima vedremo come modellare su Fusion 360. Quindi il prossimo webinar e parte anche dell'ultimo saranno totalmente dedicati a Fusion 360. Bene, per qualsiasi cosa, come sempre, scriveteci, fateci sapere i vostri dubbi o le vostre domande. Grazie a tutti, buona serata, a presto, arrivederci.